benvenuti alla prima puntata di ORL Social. Voglio raccontarvi per cominciare chi è l'otorinolaringoiatra. Vi sembrerà strano, ma ancora ad oggi, involontariamente, da parte di alcuni pazienti, percepisco la loro non profonda conoscenza di quello che facciamo. Otorinolaringoiatria è una parola interamente greca che vuol dire orecchio, naso e gola, oto, rino, laringos, quindi iatros, medico dell'orecchio, del naso e della gola. Automaticamente siete tutti portati a pensare che l'otorino si interessa solo di mal d'orecchio, di naso e di adenoidi e di tonsille, e tutto finisce lì. Invece questi organi sono molto più complessi, come più complessa quindi la nostra competenza. Quando parliamo di orecchio, vuol dire che l'otorino si interessa di otite esterna, di otite media, ma anche dell'orecchio interno, cioè di quella parte dell'orecchio che percepisce i suoni, quindi i problemi di udito, ma si interessa anche della parte posteriore dell'orecchio interno che regola l'equilibrio, quindi l'otorino laringoiatra si interessa anche di vertigini. Quando parliamo di naso, non parliamo solo di setto nasale, di turbinati, ma parliamo anche dei seni paranasali, cioè delle cavità che sono intorno al naso, che si possono ammalare di sinusite o di poliposi nasale. E quindi l'otorinolaringoiatra opera il naso e anche i seni paranasali, ma si può anche spingere oltre, quindi arrivare ai confini con l'occhio, con l'orbita, col cervello, attraverso una regione che noi chiamiamo basicranio. L'otorinolaringoiatra quindi opera il naso, dei seni paranasali e anche le patologie maligne del naso dei seni paranasali, a volte anche in collaborazione col neurochirurgo. Quando parliamo invece di gola, di laringos, diciamo che l'otorinolaringoiatra ha anche competenze delle patologie delle labbra, della lingua, della gola, delle tonsille, della parte bassa della gola che è l'ipofaringe, della laringe, delle corde vocali, della trachea, di tutto il collo, le ghiandole salivari, i linfonodi, la tiroide, la parte più alta della trachea. Quindi vedete com'è molto complessa la nostra branca e anche completa, come complete sono le nostre competenze. A cosa servirà ORL Social e i video che verranno dopo? Io voglio avvicinare la figura dello specialista otorino al paziente. Voglio dirvi quello che si fa e che è indicato fare in questa branca. Voglio anche darvi consigli di come gestire i piccoli problemi della sfera orecchio, naso e gola a casa vostra, ma vi dirò con convinzione e senza peli sulla lingua quello che non va fatto, quello che viene proposto erroneamente, quella che è falsa informazione, quella che è terapia inutile. Voglio avvicinarmi a voi, perché sono convinto che solo da un ottimale rapporto specialista-paziente possano nascere delle buone diagnosi e delle ottime terapie. Per questa puntata quindi è tutto, io vi saluto e alla prossima.